La proposta giusta al momento giusto. L'ufficio turismo della provincia ha realizzato 3 itinerari mototuristici che coprono 330 km e grande parte dell'entroterra e alcuni tratti dell'Aurelia. Queste proposte sono state presentate al Motorbike Travel di Verona, il più grande evento italiano dedicato al mototurismo. Presenti oltre 130.000 visitatori e più di 100 marchi turistici italiani ed esteri. In questo contesto, una giuria di giornalisti ha selezionato la miglior offerta, assegnando il Premio Incoming 2013 alla provincia di Genova per l'impegno profuso nella predisposizione di 3 itinerari supportati con pubblicazioni ad hoc. L'itinerario genovesato, 134 km, parte e arriva a Gorreto, passando per Torriglia, Uscio, Camoglia, Rapallo, Cicagna, rientrando per il Passo della Scoglina. L'itinerario ponente, 125 km, percorre Rossiglione, il Passo del Turchino, Acquasant, Arenzano, Cogoleto, risalendo verso Ovada per il Passo del Fagliallo e Tiglieto. Più breve l'itinerario Levante, 70 km, che dal Passo del Bocco scende per Carasco e Levi, a Chiavari e Lavagna, costeggiando fino a Sestri, risalendo per Castiglione Chiavarese. Qual è la difficoltà di questi itinerari? Sono adatti a tutti o ci vuole una moto particolare? Sono 3 percorsi che riguardano tutto il territorio della provincia, e assolutamente alla portata di tutti, di qualunque mezzo a 2 ruote con un motore, e quindi dallo scooter alla moto da turismo, eccetera. Noi non vogliamo smanettoni sulle nostre strade, quindi sono percorsi che consentono di godere sia il territorio sia le strade del nostro territorio, che naturalmente sono una palestra per i motociclisti di tutta Italia. Oltre 200.000 persone in Italia, con una buona disponibilità di spesa, fanno abitualmente turismo in moto, hanno un'età media di 35 anni e fanno almeno 3 viaggi all'anno. Una comunità che cerca strutture ricettive di qualità, enogastronomia, natura e paesaggio. Questo è il quadro in cui si inseriscono gli itinerari di mototurismo in provincia di Genova.